Ciao a tutti ragazzi dal vostro GianluFarmer92 e ben ritrovati in questa nuovissima video presentazione del cazzo. Porca zoccola. Ciao a tutti ragazzi dal vostro GianluFarmer92 e ben trovati in questa nuovissima video presentazione. Allora, ok, vedete uno stabile. Vite, cosa ci fa vedere? Allora, la cosa che mi dispiace è che queste mod da noi italiane non sono viste molto bene, o meglio, addirittura nessuno sa della presenza. Allora, sono mod che derivano da Maru e Farmerendi. Chi segue Maru e Farmerendi sa benissimo che cosa sono capaci di fare. Maru è quello famoso che, se non ricordo male, nel 13 o nel 15 aveva creato la famosa segheria che aveva fatto un successo pazzesco. È il creatore della lavapatate, è il creatore delle fabbriche di zucchero, di tutto, anche quelle che vi ha presentato Iron Farmer, della carne, non carne, latte, yogurt. Maru è quello che crea gli script praticamente migliori di tutti. Ieri avevo fatto un post dicendo appunto, sapete come si crea il carbone, la carbonella e degli accendini in farming? Bene, con questa cosa che vado a farvi vedere adesso. Cioè, Maru e Farmerendi appunto hanno creato questo stabile dove è possibile andare a creare, mettendo ovviamente delle cose appunto, la carbonella, il carbone e gli accendini addirittura, ragazzi miei. Cosa ne possiamo fare in farming di carbonella e accendini? Niente. Possiamo comunque venderli. Adesso, prima di tutto, vi faccio vedere. Ovviamente le trovate sul sito di Maru, scaricabili da Uploaded, quindi portate pazienza. Se avete l'upload normale, potete scaricarlo una al giorno. Se invece fate come me, che ho fatto l'abbonamento per un anno, mi sembra 29 euro, 39 euro, potete scaricare all'infinito, è anche più veloce al posto dei 50 kilobit al secondo. Comunque allora vi faccio vedere, hanno creato questa serie di mod che comprendono anche lo zuccherificio, la fabbrica della carne, la fabbrica del latte, dello yogurt, e hanno creato appunto questa sezione che si chiama Svapa Agro. Verranno messe tutte qua dentro una volta che le scaricate. Appunto vi faccio vedere. Vedete, io avevo presentato quello dello zucchero, vedete, viene messo tutto all'interno di questa categoria che è nuova. Allora, partiamo da qua. Questa qui è la nostra mod, appunto, Saccar Coal Plant, appunto impianto per la produzione del carbone, della carbonella, e ve lo dice qua, vedete, produzione di carbone barra carbonella e file starter che sarebbero file starter e diamo via al fuoco, quindi un accendino, come dare via al fuoco. Accensione per il fuoco, ecco, quindi accendino. Quindi questa qui, questo è il punto dove possiamo vendere quello che produciamo, perché in farming lo sapete benissimo che non si può fare, cioè non si può fare niente. E la prossima volta andrò a presentarvi questa bellissima fabbrica di pallet, che è un po' diversa rispetto a quelle che vi avevo presentato tempi indietro, che era questa qua, che è molto 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 diversa. Ok, qua non c'è più niente, giusto? Perfetto. Allora, ovviamente voi quando andate a comprarla dovete posizionarla da qualche parte. Io che cosa ho fatto? Ho praticamente distrutto questo campo qua. Adesso aspettate che mi vendo un attimo la motosega, se no fa solo casino. Mi sono praticamente distrutto un campo e ho ricreato questa, diciamo, questa pavimentazione appunto così, come con una mod che adesso non mi ricordo come si chiama, e usando questo, dov'è che è in varie mi sembra, questo rullo, scaricando quella mod lì, questo rullo qua appunto, che adesso purtroppo non mi ricordo, chi sa immagina di cosa sto parlando, andando col rullo sopra i campi, oltre che distruggere tutte le colture, possiamo scegliere che pavimentazione addirittura dargli.
Quindi possiamo dare il terriccio, cemento, terriccio, cemento, diverse pavimenti, diversi tipi di terreno addirittura. Possiamo dargli tutto quello che vogliamo. Io ho ricreato questa pavimentazione appunto per farci stare i miei posizionabili. Vedete, possiamo, qui prima era un campo, come potete ben vedere sui campi non possiamo metterli, invece andando a ricreare, quindi distruggendo il campo e ricreando una pavimentazione così ce li fa mettere, che è la via più semplice. Quindi noi mettiamo, allora qua ho messo la nostra fabbrica di carbonella e accendini e qui ho messo il punto vendita, eccolo qua, come si chiama? Zentralden, sentite i sound, si batte cassa con le bandiere. Rispetto per i modder ovviamente. Allora, per la produzione del carbone degli accendini ci servono due cose. Allora, uno, legname, quindi tronchi, e due, il signor cippato. Quindi, cosa possiamo fare? Prima di tutto prendiamo il nostro cippato, joystick, e andiamo a scaricarlo nel punto che vediamo qua, c'è la griglia appunto con il cippato dentro e andrà scaricato qua. Andiamo indietro. Adesso vi faccio vedere una cosa. Abbassiamoci un po'. Se andiamo qua c'è uno schermo, noi quando ci avviciniamo vedete che ci dà tutte le varie opzioni. Allora, wood chips e logs appunto sono il materiale che abbiamo bisogno per avviare appunto questa fabbrica, diciamo, che sono il cippato e i tronchi, che adesso è tutto a zero. Prodotti, infatti vedete, Kaminfeuer, penso siano gli accendini, e l'Holzkohe, che è la carbonella. Quindi adesso vediamo subito, apriamoci gli hood per sicurezza, vediamo un po' se mi dà uno scarico, sì, esatto. Quindi scarichiamo il nostro cippato qui. Ecco qua, il particle non è stato neanche girato in sto rimorchio qua. È un po' lentino questo camion a prendere la marcia, ma mi piace troppo, soprattutto per il sound. Ricorda molto il Turbostar. Perfetto, e adesso ci prendiamo il nostro stupendo, bellissimo, meraviglioso Volvo e andiamo qua sulla sezione per i tronchi, che è il trigger di fianco. Allora, adesso avvia scaricamento, dunque, per scegliere lato sinistro o stacca nastri di tensione, lato destro, L, stacca nastri e iniziamo a scaricare. Io avvio lo scaricamento e me li prende tutti qua, avete visto? E sono finiti tutti qua, sono comparsi magicamente qua di fianco. A questo punto mi vado a spostare, comunque qua sono sulla Losberg per chi vorrebbe saperlo. Voilà. Ok, ora qua è comparso magicamente tutto, sono 7.246 litri e 29.141 di cippato. Se noi adesso andiamo qua di fianco, appunto, vedete che ci dà tutto quanto, i 29.000 litri di cippato e i 7.000 di tronchi, che siamo al 72% di riempimento e solo al 14% di cippato. A questo punto dobbiamo semplicemente mandare avanti un po' il tempo. E vedete che parte la produzione appunto di carbonella, che viene appunto portata, come si dice, viene messa dentro questi bancali con questa grata. Vediamo un po', zoomando, vediamo che si tratta appunto di carbonella per la brace appunto. E poi vengono appunto creati questi bancaletti di fire starter, che sono trucioli di legno praticamente, non accendini ma sono trucioli. Ottima cosa. Come
Quindi adesso andiamo avanti, facciamo riempire tutto quanto e voilà, e siamo arrivati a sera. Sono 8000 di qua e 8000 di là. Prenderlo in mano è impossibile perché è troppo grande. Qua ci hanno addirittura legato il bancale. Ottima cosa. Sì, comunque sono trucciolini perché... Bella comunque la texture, vedete, serve appunto per... queste qua sono le stufe a pellet, quindi sono truccioli di legno appunto. Però dicevano in traduzione era accendino, quindi ripeto, sono truccioli di legno. A questo punto... Torno subito. Bueno, allora sono andato a recuperarmi un attimo il merlo. Voi, allora, cosa possiamo fare con questi bancali? Ovviamente ci prendiamo un nostro camion, un carrellone, riempiamo un carrellone, andiamo a venderlo. Qualsiasi mezzo che possa trasportare bancali va bene. Io qua ve lo faccio vedere appunto un'andata e ritorno molto veloce perché il punto vendita, vi ricordate, l'ho messo lì. Andiamo a vedere quanto ci costa, cioè quanto ci danno per un bancale. Quindi partiamo con... mi sa che da qua non riesco a prenderli però. Oh, perfetto. Con i truccioli di legno inscatolati vediamo un po' quanto ci danno. Andiamo qua al punto vendita. Poi potete metterlo anche più lontano, potete fare i chilometri con un camion telonato, potete riempirlo con 10-12 bancali, un carrellone, tutto quello che volete. Con un autocaricante fate ancora prima, ve li carica in automatico, ve li scarica in automatico. Opla, non li vende. Pur qua. Ah no, ok, vende uno alla volta, vedete? Vedete che vende uno alla volta. Andiamo. 29.000 euro, ragazzi. Questa potrebbe essere una bella fonte di guadagno alternativa per guadagnare soldi in farming. Allora, 29.000 euro con i truccioli di legno. Ammazza, un bancale solo, ragazzi miei. Altro che farsi un mutuo per avere un po' di... per avere un po' di trucciolato di legno per l'inverno. E adesso andiamo a vedere la carbonella, come è schiacciato giù. Oh là, bravissimo. Siamo un po'. E andiamo, abbiamo detto 29.000 euro per i truccioli di legno. Ok, qua invece sono per piano 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sono 16 per piano addirittura. Ecco qua ragazzi, un pelino meno. Siamo 25, 6, 27, 28, 29. Siamo su meno 4.000 euro in meno, ma sono comunque 25.000 euro. Cioè guardate voi, con un po' di legname e un po' di e un po' di appunto cipato, cosa potete guadagnare da qui. Veramente impressionante. Voilà, io faccio ripartire così magari adesso mi passo anche un po' il tempo prendendo da qua, andando a vendere, caricare, insomma, me la passo così. Comunque ragazzi, sto guardando per il server, quindi non preoccupatevi perché avete visto comunque sono tornato dalle ferie. Stare comunque dietro a YouTube come video, quindi divertimento, e stare col modding sono due cose che insieme si fa fatica. Io ci provo comunque ad andare avanti, a tenere tutte e due le cose, quindi video, YouTube e modding insieme, ma se magari non butto fuori video ogni giorno, non prendetevela perché ogni tanto sto dietro anche alle mod che sto facendo. E come ben sapete appunto c'è in programma l'uscita, perché lo sto finendo, del Caporicci. Tra un po' appunto glielo passerò a Killer Croc, glielo passerò ad Iron, così almeno me lo testano per bene. E poi, se a Killer andrà bene, me lo presenterà come ha fatto con lo Zaccaria, ragazzi, e poi sarà anche tutto bello che vostro. Ho aggiunto lo script dell'autoload, quindi autocaricamento di tutto, pallet, non pallet, balle tonde, balle quadre, cassoni dei semi, cassoni dei fertilizzanti, di tutto e di più. Quindi ragazzi, io vi reindirizzo nel sito di Maru perché ci sono veramente tante bellissime cose, tutto scritto in tedesco, ma con Google Traduttore vi troverete davvero benissimo perché traduce veramente bene tutte le scritte. Fateci un giro, guardate se c'è qualcosa che vi interessa, scaricate, e se non sapete qualcosa ovviamente scrivetemi in pagina, scrivetemi nei commenti, io sarò felice di darvi delle spiegazioni. Quindi ragazzi, mi raccomando, bel pollicione in su se vi è piaciuto il video, noi ci vediamo prestissimo con un nuovissimo video. Un saluto a Ludovica come sempre, che non può mancare. Ciao ciao!